una freccia figata. Vi giuro, raga, sto andando avanti da tipo 20 minuti con sta cosa. Oh, che figo. Mi rendo conto che tutto questo è decisamente triste. Non sto per niente bene, porca vacca. Devo farmi vedere da qualcuno. Ciao a tutti ragazzoni, io sono Fanksy. Vi prego, non dite nulla. Mi rendo conto che purtroppo sto peggiorando. Non capisco il perché. Cioè, per fare un intro del genere c'è qualcosa che non va comunque. Ho pensato, magari si divertono a vedere un riflesso sul pannello che fa avanti e indietro. Pensate come sono messo. Qualcuno mi aiuti, per favore. Hello. Ma comunque ragazzi, vedete che non sto bene, ho dei problemi. Oggi non siamo qui a guardare i riflessi di luce. No. Ma siamo su un qualcosa che è la prima volta che faccio. Voglio provare a cercarmi su Google. Sono curiosissimo di vedere che cosa cavolo esce fuori. Cioè, magari non viene fuori nulla, il tuo video non serve a niente. Voglio provare. Voglio dire, già con un intro del genere, che video deve uscire fuori? Ma me. Shock. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo, trasferiamoci su Google. Cioè, cambiamo... Segno di gatto! Dopo vado dal medico e mi faccio prescrivere qualcosa perché non è possibile, dai. Perfetto ragazzi, ed eccoci su Google. Simpatico, eh? Che ho un dito nel culo. Allora, come vi dicevo, oggi proverò a cercarmi. Sono troppo curioso di sapere che cosa cercano le persone su di me. Tipo, Fanksy, che problemi ha? Questa secondo me è la prima domanda. Quindi mettiamo il mio nome e vediamo cosa esce. Fanksy Horror. Però la prima cosa, proprio la gente ama vedermi urlare come un babbuino a cui brucia il deretano. Fanksy oggi. Fanksy ha un gemello. Ma mi pare che è un gemello, raga. Qualcuno ti ha chiamato. Vai di là. Questa cosa è impossibile, proviamo a non piacere. Sì, i video che ho fatto insieme a lui, porca vacca, rovina sempre tutto, è sempre in mezzo. Dopo te ne do altre, capito? Andiamo avanti! Perché esce un uomo incredibile, il video con Canazzo? Che cavolo c'entra? Non lo aprirò perché ho un po' paura. Poi abbiamo Fanksy Minecraft, Fanksy YouTube, vabbè, si va avanti. Indovinelli doveva essere Sherlock Fanksy, scusa, perché indovinelli? Ah, c'è anche Fanksy età, vediamo, sono curioso. Fanksy... Ma che foto è? Ma che cosa? Fanksy, il cui vero nome è Mario Mazzone. Confermo, è nato il 25 giugno 1994 a Torino. Meno male che l'hanno scritto, in caso dovessi dimenticarmi so dove andare a leggerlo. Fanksy da archivi About Creators. Impossibile raggiungere il... Cos'è? L'hanno chiuso? Ma porca... Una cosa su di me l'hanno chiusa, fantastico. Ehi... Ok, quando è il compleanno di Fanksy? L'ho appena detto. Come tutti i compleanni dei personaggi famosi. Non sono famosi, è più famosa una bottiglietta della Rocchetta. Quanti iscritti ha Fanksy? Vediamo. Classifica giugno 2020, Famigi. Ma che cosa c'entra la Famigi? Perché devi infierire? Fanksy e Dinze superano 1 milione di iscritti. Sì, vediamo un attimo che cos'è. Quanto sono fiero. Perché hanno messo questa foto? Quali sono gli youtuber che hanno il maggior seguito? Non io di certo. Al momento ci sono 76 youtuber che hanno superato 1 milione di iscritti. New entry, TikTok Place, l'ho detto malissimo sicuro. Di insieme, Fanksy, fiero. E giallo zafferano. E ogni tanto vado a vedere delle ricette, ma mi esce sempre tutto una merda. Ah, quindi c'è anche una classifica. Dov'è che sono esattamente? Cioè, praticamente ultimo. Vabbè, ma che tristezza. Sono 75. Vabbè, ma... è comunque un buon risultato. Però bisogna un po' aggiornarla questa lista, eh. Anche perché al momento sarei tipo trentesimo. Vabbè, ci sta. Vabbè, andiamo avanti. Eccoci qua. Domanda clou. Quanto guadagna Fanksy 2021? Quindi l'anno scorso. Sono curioso, eh. Che cazzo. Okay. Dove sono esattamente? Qualcuno me lo faccia sapere. 56.250... E io mi chiamo Brad Pitt. Tutto molto approssimato. Ma di tanto, ma diciamo anche tutto molto sbagliato. Ma vabbè, questo è il più probabile guadagno. Ma avendo tanti iscritti e tante visualizzazioni, quel valore di 1 euro ogni 1000 può crescere tanto. Con quali dati me lo stai dicendo? Non è vero. Come ha fatto Fanksy a raggiungere 1 milione di iscritti? Me lo chiedo anche io ogni giorno. Ah, c'è proprio una cosa dedicata. Ma cosa? Piccola analisi veloce. Clickbait. I suoi video un po' lo sono guardando titoli e copertine. Infatti attirano molto l'attenzione, che poi in realtà è la base dei social praticamente, cioè, tutti lo fanno. Certo che se mettessi in copertina io e basta, mi sa che non attira molto. Ne sono abbastanza certo. Trend, si vede che cavalca molti trend. TikTok, Fortnite, eccetera. Niente, domani inizio a fare video su questo. Spiego come mettere il telefono sopra. È bello, vero? Cioè, diciamo comunque, ragazzi, che sono anche cose che mi piacciono. Non è che faccio cose a caso che mi fanno cagare. Mi sembra anche abbastanza ovvio, no? Fortnite, sono fortissimo.
Vabbè, più o meno. TikTok neanche ho un profilo, però mi piace guardare i video, quindi voglio dire, ci sta, secondo me. Poi abbiamo il movimento, i suoi video hanno molti effetti, suoni e lui stesso è abbastanza attivo, perciò ti fa rimanere in... Vabbè, questo è un complimento, ma ti ringrazio carissimo Roberto Fedeli. Un bacio grande. Poi abbiamo Fanksy, Instagram. Seguitemi su Instagram. Poi abbiamo Mario Mazzone. Attenzione! Quante foto di me, ma quanto sono fashion tipo Trilli di Peter Pan. Non c'entrava niente. Poi abbiamo anche lo speciale 1 milione di iscritti, attenzione. La sua vita. Mario Mazzone è nato... L'abbiamo già detto. Con i genitori di origini calabresi. Ma che cavolo c'entrava? I suoi genitori si chiamano Enzo e Giuseppe. Ma come cavolo è possibile? Ah! Per l'intervista dopo. Ho la memoria veramente di una farfalla deficiente. Ah, ma la saga di Harry Potter? Confermo. Forse anche troppo. La sua cantante preferita è Selena Gomez. Ora non moltissimo. Una volta. Vabbè, brava. E i suoi youtuber preferiti sono Gabbo e Tre. Anche qui, bravissimi, li guardo, però. Cioè, non è che. Vabbè, andiamo avanti. È stato rimandato alle me. Perché devi farmi sentire più scemo di quanto già io non lo sia? A puntualizzare queste cose. Non è vero, sono sempre stato bravissimo a scuola. Dio santo, i professori mi volevano picchiare per quanto facevo schifo. Sebbene non sembri, da bambino Mario era molto timido e faceva davvero fatica ad esprimere la propria opinione, persino tra parenti. Sa più cose sto sito di me di quanto non ne sappia io. Com'è possibile? Vabbè, tutte queste cose si sanno grazie al video che feci un botto di tempo fa, il Drama Life. Tra l'altro dovrei rifarlo. Però che cavolo dico di nuovo? La mia vita è tristissima. Ha praticato prima nuoto e poi calcio. Purtroppo poi gli è esploso il crociato e ha smesso. Mi fa ancora male, tra l'altro. Brutti ricordi di... Le sue promesse, il suo lavoro è una delle cose più importanti della sua vita. Ama far sorridere le persone, è una sua passione. Vero, raga, giuro. Dalle elementari mi piaceva un sacco far ridere. Poi magari a volte non riuscivo, facevo una figura di merda. Però ci provavo sempre, è la cosa che conta. In ogni suo video live ci dimostra tantissimo affetto. Siamo la sua seconda famiglia e non avete idea di quanto sia felice di ciò. È vero, raga, vi voglio un botto di bene, vi giuro. Vabbè, cercando Fanksy età esce tutto questo. Ma tipo Fanksy oggi? Ok, altri video, ovviamente. Fanksy si continua a perdere anni di vita. Ah, ok, il link del video. Pensavo tipo stessi per morire e non lo sapevo. Ecco, invece nelle ricerche correlate, Fanksy ha un gemello. Fanksy malattia. Hello, doctor. Come malattia? È una malattia? Non lo so. Se le persone hanno cercato se ho una malattia. Beh, facendo intro del genere, video così, non è che potevo aspettarmi molto. Allora, sicuramente qualcosa che non va c'è. Ve lo dico, raga, perché veramente faccio delle cose troppo strane. Però non diagnosticato, almeno per il momento. Che lavoro fa Fanksy? Non so fare un cazzo. Fanksy apre il canale YouTube e pubblica i primi video. Infatti in quel periodo si impegna moltissimo per migliorare la qualità dei suoi contenuti e video dopo video riesce a farsi conoscere da sempre più ragazzi. E non smetterò mai di ringraziarvi, non so come sia possibile, cioè, questa stupidità che mi sta ammazzando, non capisco. Vabbè, ma tralasciando tutto questo, se andassi su immagini, cos'è che esce? Oh, madonna, vi giuro è la prima volta che vado, che cosa triste. Allora, abbiamo il mio logo intanto, che è sempre questo qua, fierissimo, che non so se ve lo ricordate, il primo non era così. Poi ci sono sempre io in più versioni dove sono sempre orribile. Poi che cos'è questa cosa? Scusa, non ho capito. Di certo non è una cosa che ho fatto io. Fanksy t-shirt. Cosa? Non ho capito. Io non ho messo nessuna t-shirt in vendita. Perché? Vi giuro, raga, non l'ho messa io. Ma poi con quale foto? Ma cosa sta succedendo nella mia vita? No, raga, non sono io che ho messo in vendita. Cioè, c'è chi vende una maglietta con tutto 13,90. Qua poi abbiamo anche il ciondolo che si può andare ad acquistare. Cioè, adesso è finito. È infatti non disponibile. Li rivolete per caso? Fatemi sapere. Poi ci sono io con un piede esploso, copertine di anni fa. Poi... Oh, ma che stai? C'è un disegno. Ma cosa? Porca vacca, che figata. Vi prego, raga, fatemi disegni e mandatemi. Li voglio vedere tutti. Vi giuro, sono fantastici. Vabbè, però ci sono un po' di immagini su di me. C'è anche Gianmarco Zagato. Ciao Gianmarco, so che mi segui sempre. Non è vero. Un saluto. Se vuoi fare un video, fammelo sapere. Ma invece, se andassi su notizie, cos'è che esce? Chi compie gli anni il 25 giugno? Scopriamo tutti i compleanni famosi. C'è anche Lele Pons, ok? Lo youtuber Mario Mazzone, conosciuto come Fanksy, è nato il 25... Vabbè, l'abbiamo detto 27 volte, l'abbiamo capito. C'è anche Nick Radogna, che saluto, veramente con lui ho parlato in passato. C'è Stepney, vabbè, su di me non c'è un cazzo. Non avevo dubbi. Vabbè, credo di aver visto tutto. Continua a uscire Fanksy malattia. Madonna, mi sto preoccupando. Ma c'è gente che cerca se ho una malattia. Ma porca vacca. Ma raga, va bene tutto, ma non ho una malattia. Cioè, sì, non ne sono del tutto sicuro. Avete ragione. Invece su Il Segreto, raga, sono troppo curioso. Esce qualcosa? Ok. Quindi ci sono anche dei segreti su di me. Pochi, però ce n'è. Ma solo io trovo somiglianze di viso tra Fanksy e Salvini.
Chiudi tutto che mi sta venendo l'ansia. Va bene ragazzi, direi che possiamo andare a concludere questo video completamente a caso, non ha senso. Mi raccomando di andare a scrivere dei segreti su di me, così poi magari ci faccio un video. C'è qualcun altro che pensa che somiglio a Salvini per caso? Fatemi sapere anche che cos'è che solitamente cercate su di me, o cercate in generale, che così almeno lo so e non faccio altri video così inutili. Però come sempre, prima di concludere, vado a salutare Benzi, Francesco Ferrari, Pasquale Abruzzese e Kix. Ciao ragazzi, è il VC3 di oggi. Kix, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.